Cari amici di Lifestyle Made in Italy, ben ritrovati. Il cinema è in grande fermento e quindi oggi vi voglio parlare di un nuovo film. Ma prima di passare alla video recensione, vi ricordo di seguire i nostri canali, la nostra pagina Facebook, il nostro magazine Lifestyle Made in Italy. Quindi cliccate mi piace e adesso godetevi la video recensione. Io non capisco. Ti dico che non sto bene, che devo stare da solo. E tu inviti un gruppo di amici che non vedo da 3 anni per fare una festa. Mi sei mancato, amico. Oggi parliamo di Grandi Bugie tra Amici. È un sequel atteso da quasi 10 anni di una commedia francese, Piccole Bugie tra Amici. After all the way we see. E allora? La regia è di Guillaume Canet, spero di aver detto bene il nome in francese, un film con François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Lorraine Lafitte e Benoît Magimel. Lo so, perdonate il mio francese, ma è quello che è, quindi perdonatemi. Parliamo del film. Max, ritroviamo il buon vecchio Max per capirci, l'attore che ha interpretato Quasi Amici. Lo ritroviamo questa volta non sulla sedia a rotelle, ma... Forse è meglio andare via. Ah, beh, perfetto. Vero arriva tra 2 giorni e io, a quanto pare, sono bloccato qui. Volevamo solo farti una sorpresa per il tuo Ti ho compleanno. detto che io non lo voglio festeggiare, questo cazzo di compleanno! Merda! Siamo amici da 20 anni, ma non siamo obbligati a esserlo per sempre. Dopo qualche anno, nella sua casa al mare, quando riceve la visita, in attesa dei suoi migliori amici. Se avete visto il primo film, già li conoscerete. È in attesa perché lui in realtà in questo momento non sta passando un gran bel periodo, quindi ha voglia di restare da solo, ha voglia di non essere disturbato, anche perché ha messo in vendita la casa. Abbiamo visto nel primo film sposato, in questo caso invece divorzia dalla moglie. Vi chiamo e vi mando messaggi da mezz'ora! Sono 4 volte che Mila si sveglia per le vostre grida! Non ne posso più! Quindi si è sentito un po' abbandonato. Quindi anni dopo la realtà e nella finzione, perché appunto sono passati 10 anni dal primo film, Grandi Bugie tra Amici, il titolo diciamo che in italiano è un po' così così. In francese, comunque, Grandi Bugie tra Amici, inizialmente è un po' lento, ok? Inizialmente tarda un po' ad entrare nel vivo e quindi uno resta un po' perplesso, ma poi man mano l'atmosfera e man mano il film inizia a prenderti. Una delle scene che personalmente mi ha più entusiasmato, a tal punto quasi da commuovermi, è stata una scena in cui lui, preso e sommerso da tutti questi pensieri dal fallimento, dalla paura di non essere accettato dagli amici, dalla compagna e da tutti gli altri, decide di lanciarsi col paracadute ed è un momento completamente liberatorio, che è accompagnato dalla musica degli Who, per intenderci la colonna sonora di CSI New York, così avete l'assonanza, beh, quello è un momento fantastico. È bellissimo perché è emozionante, perché chi magari vive o chi magari sta vivendo un momento di rinascita, di crescita o di difficoltà, in quel momento ti viene veramente la voglia di prendere sì, ok, mi lancio e urlo. Nel film lui, oltre all'urlo, se la fa anche sotto, quindi vabbè, aneddoti divertenti. Tu lasci, vita! E tu lasci! Oh, vita!
Oh, mi sa, tu lasci. Comunque, un film da vedere, un film che, come vi dicevo, arriva ad un finale che non ti aspetti, arriva a un finale che ti commuove e ti fa uscire dalla sala dicendo: caspita, era iniziato lento, invece, eccolo qui, visto il film, bello. Ok, quindi ve lo consigliamo, vi consigliamo di magari vedere anche il primo per poi già capire e conoscere i personaggi, anche se sono abbastanza chiari anche da questo sequel. Max, siamo tornati perché non vogliamo vivere senza di te. Sei un fratello maggiore per me e tu sei il nostro fratellone. In questo film ci sono anche scene decisamente comiche, perché c'è un personaggio, come nel primo anche in questo secondo, che è un po' lo zimbello, o comunque, sai, l'amico, quell'amico che ne combina sempre una, l'amico che parla sempre fuori posto, però è simpatico e gli si vuole bene così. Ci sono anche temi trattati, come quello in questo caso dell'omosessualità, che già inizia nel primo, perché poi uno dei suoi amici si rende conto di essere innamorato ancora di Max, del protagonista. Però non vi voglio svelare ancora troppo, già vi ho detto abbastanza. Max deve riposare, sarò io a prendermi cura di tutto. Non ci dormo qui, non voglio dormire con i bambini. Su, su, non muoverti. La bambina deve dormire. Credimi, mi farebbe piacere. Palle, Mary Poppins. Non ne vuoi più sapere di me. Per quanto pensano di restare? Beh, una settimana. Cazzo. Da Mauro Caputi e Lifestyle Made in Italy, grazie e a presto.